Buongiorno cari amici e care amiche di Re dei Re TV. Ringraziamo il Signore che ci ha dato un nuovo giorno da vivere. Cerchiamo con la Sua grazia di vivere santamente. Oggi apriremo la parola di Dio nel Nuovo Testamento. Una lettera dell'Apostolo Paolo alla Chiesa di Corinzi e precisamente leggeremo nella prima delle due lettere dei Corinti il capitolo primo e il versetto 20. Dov'è il saggio? Dov'è lo scriba? Dov'è il sottile ragionatore di questo tempo? Non ha forse Dio dimostrata folle la sapienza di questo mondo? Paolo è determinato quando scrive questa lettera ai Corinti. Mette a nudo quanto è inutile la sapienza umana che non può realizzare la salvezza. Attraverso le tre domande poste, dov'è il saggio? Dov'è lo scriba? Dov'è il sottile ragionatore di questo tempo? Il Signore, attraverso l'Apostolo Paolo, con queste domande, sfida la sapienza terrena a farsi avanti e dimostrare la sua superiorità. Però con il successo che ebbe il Vangelo, con la sua divulgazione, con il messaggio di vita e di salvezza che conteneva, non aveva dimostrato già dagli inizi della predicazione che la loro sapienza era stupida, assurda e pazza? Nella lettera ai Romani, sempre l'Apostolo Paolo dichiara che, dicendosi savi, sono diventati stolti. Ecco il problema. Anche dopo tanti secoli, di generazione in generazione, molti uomini sono ancora là, si credono savi senza esserlo, solo perché hanno studiato tanto le cose umane e poi hanno tratto delle conclusioni, sentendosi soddisfatti del loro lavoro intellettuale, come all'epoca dei greci che si sentivano savi o come lo scriba giudeo orgoglioso degli studi fatti. Ancora oggi il sottile ragionatore che da sempre ama la discussione, il sottile ragionatore che si imbarca in discussioni infinite senza concludere niente. Paolo dichiara che Dio ha dimostrato il fallimento della sapienza umana e che ha dimostrato che essa è follia, porta a compimento ciò che la sapienza umana aveva fallito, in modo che gli uomini savi di questo mondo la respingano come assurda. Non dobbiamo dimenticare che a Dio è piaciuto salvare i credenti mediante la pazzia della evangelizzazione. Non cerchiamo l'approvazione degli uomini, ma cerchiamo piuttosto l'approvazione del Signore e con canti di lode rendiamogli onore in attesa del suo ritorno sulle nuvole del cielo. Per grazia di Dio, noi credenti, siamo andati alla fonte della conoscenza. Abbiamo creduto che Gesù Cristo è figlio di Dio, Gesù è morto sulla croce per salvarci dal peccato, ma questa salvezza è data a tutte quelle persone che lo desiderano. Desiderano con tutto il loro cuore di far parte del popolo dei credenti che confessano il suo nome. Amen.